Cari amici, gentili telespettatori, eccoci con una nuova trasmissione dell'Altra Voce. Voglio ricordare ogni tanto che l'Altra Voce è la trasmissione di Cristiani Evangelici che fanno parte del Comitato Evangelistico napoletano Gesù nostra certezza e anche della Consulta Evangelica che è un ente e un'associazione riconosciuta. Detto questo, stiamo trattando la serie Il culto evangelico. La volta precedente abbiamo parlato della preghiera, in questa trasmissione parleremo della lode e l'adorazione. Ma prima di proseguire, come di consueto, vi presento ancora i servitori che faranno questa trasmissione insieme a me. E sulla mia sinistra il pastore Michele Romeo, il pastore Daniele Bachmann e il pastore Marcello D'Ambrosio. Molte volte eh, pare che ci sia una certa confusionalità o confusione. Eh, fra quello che è la lode, l'adorazione, la preghiera tutti portano a uno stesso contenitore ma ci sono delle differenze differenze eh, di carattere proprio devozionale vorrei rivolgere la prima domanda proprio al pastore Michele su questo argomento possiamo fare un distinguo tra lode e adorazione? sì, io vorrei fare due distinguo cioè uno per quanto riguarda quello che eh, è tipicamente del nostro culto, del, che poi è la serie di trasmissioni che stiamo eh, trasmettendo, ma poi anche un altro, siccome è la peculiarità dell'altra voce, dire ai nostri telespettatori anche quello che generalmente non si dice, e vogliamo appunto fargli eh, spiegare che questo distinguo tra lode e adorazione, noi possiamo lodare Dio, noi possiamo anche lodare persone, uomini, eh, chiaramente uomini che si distinguono. Ma nel nostro caso parliamo sempre eh, di uomini, donne che hanno una certa attinenza al fatto spirituale, non è che siamo eh, qui a parlare di quelli che sono i meriti civili o sociali, ma la nostra trasmissione è di carattere religioso, cristiano, spirituale, per cui eh, il nostro obiettivo è sempre lì. Per cui eh, lo stesso Apostolo San Paolo. Dice siate miei imitatori, oppure abbiamo esempi di donne, di uomini di fede, in cui sono lodate i loro gesti, le loro azioni di fede. Abbiamo la stessa Maria, l'angelo dice in tutte le età ti proclameranno beata, per cui non abbiamo difficoltà a lodare questi uomini, queste donne che anzi siamo chiamati a imitare a imitare la loro fede, ma quando invece parliamo di adorazione, parliamo di qualcosa che non può essere generalizzata o mescolato a tutte le altre cose con tutti gli altri che pur sono degni di avere e di ricevere lode, ma quando parliamo di adorazione... L'adorazione va rivolta soltanto a Dio e questo lo vediamo in tutta la Bibbia, non soltanto nel Vecchio Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento. Dio stesso fa una dichiarazione che lui si dichiara geloso, per cui è Dio stesso che esige che i veri adoratori, d'altronde come Gesù stesso dichiarò a una donna, la donna di Samaria, che aveva difficoltà nel dover scegliere dove era il posto e qual era il luogo migliore di adorare Dio. Gesù disse, eh, l'ora è venuta che non si dirà né più qui né più lui, i veri adoratori adorano Dio in spirito, E' verità perché è Dio che vuole questo, per, quando, per cui adorare Dio è nella sua volontà, lodare anche gli altri è qualcosa anche che benefica la nostra vita, ne dobbiamo prendere esempio, ma sono due cose molto distinte e separate, lode e adorazione. E permettimi, io vorrei che tu continuassi anche nella venerazione. Una volta che hai fatto questo distinguo, è meglio che lo completiamo, anche con quello che si deve intendere la venerazione che dovrebbe essere completamente differente dall'adorazione. Ma io credo che, ecco, non volevo polemizzare, ma credo che i nostri stessi amici cattolici, almeno di quelli che hanno una conoscenza eh, della parola di Dio, sanno molto bene che questa parola venerare è soltanto diciamo, una maschera per nascondere poi la realtà. Eh, si adorano. Uh, I defunti si adorano i santi, si adorano uh, le immagini, tutto questo, cari amici degli spettatori, è, è chiaro che è contro la parola di Dio. Poi chi ci lo vuole fare lo faccia pure, per quanto ci riguarda noi la nostra adorazione la rivolgiamo soltanto a Dio nel nome di Gesù, nella guida dello Spirito Santo. E ringraziamo il Pastore Michele, ma anche in questo non è che c'è polemica, c'è conoscenza. Se molti intendono polemica è ben diverso, ma noi non intendiamo polemizzare, intendiamo parlare in maniera concreta sulla verità unica, assoluta, che è la parola di Dio. E detto questo passiamo ad una successiva domanda al pastore Daniele Bachmann. Ricordo ogni tanto che Daniele è di origine svizzera, eh, però ormai è napolitanizzato. Eh, vediamo ormai lui vive in mezzo di noi, lo possiamo considerare... Non soltanto italiano, ma anche napoletano. Daniele, quante forme di lodi si verificano nei nostri culti? E più che rispondere sul numero delle forme, vorrei rispondere su delle varie modi, varie forme, varie espressioni di lode che, che esistono nei nostri culti. La lode è una cosa, come già abbiamo sentito, biblica, è una cosa che va rivolta soprattutto a Dio, ma si può anche nella società rivolgere a un allievo, un professore può lodare un allievo, come anche si parla appunto del... Laurea con 110 e lode, quindi è un'espressione di riconoscenza particolare verso un essere umano. Ma i cristiani, i credenti nati di nuovo, hanno un desiderio soprattutto di lodare Dio, di riconoscere che Dio è l'unico che merita veramente la nostra lode e anche la nostra adorazione. La lode è appunto espressione di riconoscenza un dire grazie al Signore, ma anche di gioire per quello che Lui ci ha dato. Lui ci ha dato un grande dono, ci ha dato il dono della vita eterna. E allora noi vogliamo rispondere con la lode, con la riconoscenza. E adesso nei nostri culti abbiamo diversi modi di esprimere questa lode, questo possiamo fare con le parole, cioè con una preghiera dove esprimiamo la lode, la riconoscenza al Signore, ma lo possiamo fare anche con il canto o con la musica. Difatti, nella Bibbia troviamo degli incoraggiamenti di lodare Dio con, eh, con il canto e anche con tutti gli strumenti musicali. Vorrei leggervi un salmo della Bibbia, salmo 150, che dice: Alleluia, lodate Dio nel suo santuario lodatelo nel firmamento della sua potenza lodatelo per i suoi portenti lodatelo secondo la sua grandezza lodatelo col suono della tromba lodatelo con l'arpa e con la cetra lodatelo con il tamburello e con la danza lodatelo con eh, strumenti di corda di fiato. Lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni cosa che respira lode il Signore. La Bibbia quindi ci incoraggia di lodare Dio, anche con tutti gli strumenti a nostra disposizione. E proprio nell'Antico Testamento, nel tempo di Davide, c'era tutta una scuola di, di canto, di musica per lodare Dio, e come questo salmo ci esorta, di lodare Dio in tutti i modi possibili, basta che noi esprimiamo riconoscenza al Signore. La vera lode non viene però tramite uno strumento, ma viene soprattutto dal cuore, perché anche tanti cristiani nella storia, forse nella diaspora, nella persecuzione, non avevano nemmeno uno strumento a disposizione eppure lodavano Dio, erano riconoscenti a Dio e quindi vogliamo invitare anche tutti i nostri telespettatori di lodare Dio e di venire anche nei nostri culti per vedere come lodiamo Dio con i canti, con la musica, con tante espressioni perché abbiamo ricevuto un gran dono la vita eterna ma anche vogliamo lodarlo per la sua presenza vogliamo lodarlo per le sue promesse nella sua parola e siamo pieni di gioia di poter esprimere le lodi al nostro Dio che tanto ci ha amato che ha mandato suo figlio a morire per noi e risuscitato e vive e ritornerà noi aspettiamo il suo ritorno con gioia e anche con lode lode al Signore e parlando di lodi allora, pastore Marcello, vorrei, abbiamo parlato, ritorniamo alle forme, forme moderne di lode, altre più antiche. Marcello, cosa cambia? Sostanzialmente possiamo dire che non cambia niente, eh, finché noi vediamo la lode e l'adorazione come eh, finalità, come punto di arrivo, cioè lo scopo, quindi quello di lodare e adorare il Signore, che poi, Possono cambiare i modi a seconda dei tempi, dell'età, dell delle circostanze. Eh, se intendiamo questo per eh, la domanda, poi ci sono anche tanti modi che sono sbagliati di adorare, quindi potrebbe essere molto ampia eh, la domanda. Se ho inteso bene questa, questa domanda, cioè a seconda dei tempi, anche se abbiamo cambiato il modo di porre la nostra adorazione, la nostra lode al Signore, di presentarla al Signore in modo diverso, appunto con per esempio con strumenti diversi, con canti diversi che si rinnovano di anno in anno, di giorno in giorno. E leggiamo nelle scritture che c'erano anche tante forme di, eh, di lode, di adorazione. Lo stesso Davide, per esempio, danzava al cospetto del Signore, il popolo, popolo di Israele eh, festeggiava, aveva delle feste solenni che erano dedicate completamente eh, al Signore. Nelle quali eh, si mangiava, a volte anche si digiunava, cioè si possono intercambiare le cose, interfacciarle in modo diverso. Eh, quello che io vorrei dire è che eh, a seconda del, delle circostanze o dei tempi non, dicevo non cambia niente perché il Signore legge nel cuore la lode e l'adorazione. Quindi bisognerebbe piuttosto stare attenti a non dichiarare ogni cosa lode adorazione eh, mascherando questa propria volontà come avviene per esempio nel campo della musica come può avvenire in altri, in altri campi laddove c'è una manifestazione vera e propria di eh, proprie capacità però viene fatto in, in un campo religioso per cui non sempre può essere eh, identificata come lode o come adorazione. Ma nel momento in cui siamo disposti, il nostro cuore eh, manifesta e proclama la lode e l'adorazione. Il Signore legge nel cuore, e quindi accetta, anzi richiede l'adorazione, richiede la lode, come appunto la scrittura ci insegna e per eccelso il Signore Gesù disse quando fu tentato: adora il Dio e solo a lui rendi il culto, cioè sta a significare proprio che l'adorazione va Soltanto al nostro Dio, che merita ed è degno, dice la Scrittura, di ogni lode. Poi le epoche, le età diciamo, possono più o meno cambiare o modificare l'esteriore, ma se il nostro cuore è intento a dare la lode, a dare veramente l'adorazione e spesso lo si fa contestualmente poiché con la lode approviamo diamo il nostro applauso no, appunto lodare come abbiamo ascoltato significa anche dare la nostra approvazione anche noi siamo lodati da Dio quando Dio ci conferma e ci approva mentre noi rivolgiamo l'adorazione eh, al nostro Dio in modo devozionale con un amore che vogliamo dichiarare manifestare un amore sviscerato verso questo Dio che ha fatto ogni cosa i tempi non, posso, non possono mutare, non possono cambiare ciò che il cuore sente veramente. Quando il credente eleva la sua lode, la sua adorazione, non c'è più tempo, non c'è più esteriorità, ma c'è questo rapporto diretto, quindi questa elevazione diretta di adorazione e di lode al nostro Signore. Beh, allora, lode, adorazione, canto. Daniele, qual è l'importanza che diamo al canto? durante i nostri culti cristiano-evangelici. Vorrei iniziare con un verso della Bibbia. Nei salmi, circa 3.000 anni fa, il salmista diceva, servite l'Eterno con letizia, venite davanti a lui con canti di gioia. La Bibbia in tanti posti ci incoraggia di cantare le lodi a Dio. Il canto è una cosa bella, anche nella società ci sono tanti tipi di canti che esprimono la gioia, l'oce, forse uno un o un altro indirizzo. Ma noi diciamo che il canto più bello e più genuino, è quello che è rivolto al nostro Dio, senza interessi, senza cattiverie, senza sporcizia, un canto puro, un canto genuino che viene rivolto a Dio. E noi vogliamo dare importanza a questo canto perché è un'espressione bella di, di lode a Dio. La Bibbia dice che Dio abita nella lode dei suoi figli, allora vogliamo lodarlo perché desideriamo di avere la presenza di Dio in mezzo a noi. Il canto possiamo dire è anche un'espressione di parole. E spesse volte i canti sono delle preghiere, spesse volte i canti sono delle testimonianze di fede. Il canto è un'espressione appunto di, di, della nostra fede, della nostra lode a Dio. E così possiamo lodare Dio e possiamo anche incoraggiare gli uni gli altri è bello anche cantare le lodi a Dio è bello per noi è una soddisfazione è una gioia per la nostra anima e per il nostro spirito di poter cantare e vogliamo cantare sempre più bello nel nostro tempo abbiamo anche tanti strumenti e ringraziamo Dio per questa possibilità anche per i musicisti che possono appellire questo canto con il ritmo, con, con tanti abbellimenti. Ringraziamo Dio per questa possibilità. È importante il canto, importante il canto anche perché sappiamo che quando siamo in armonia, siamo uniti nello spirito, uniti nell'amore per lodare Dio, anche le forze del male devono scomparire perché la presenza di Dio è così presente nella lode. E nel canto che spesso a volte possiamo sperimentare proprio una liberazione dell'ambiente quando si canta si lode Dio e il male non può vincere ma noi vinciamo il male con il bene con il nostro canto e vogliamo incoraggiare gli uni gli altri per cantare a Dio più che lamento vogliamo gioire vogliamo lodare Dio perché c'è una vittoria e ci incoraggia anche gli uni gli altri, fatti eh, addirittura l'esercito ha una musica per, per incoraggiare. Noi vogliamo incoraggiare a vivere la fede con gioia e con forza, con il canto. Bene, stiamo notando anche questo nelle nostre realtà, nelle nostre comunità, che sono sempre di più i credenti che si offrono al servizio del canto per la lode e l'adorazione a Dio. quindi tutto questo potrà sicuramente dare qualche possibilità al Pastore Marcello di dirci qualcosa di più su quello che è la domanda che sto per fargli e che in parte stava già su questo argomento il Pastore Daniele. Quali sono i benefici della lode e dell'adorazione nel culto? E questi benefici, lode e adorazione, sappiamo che verso il Signore camminano insieme lode e adorazione. Ci vuoi dire qualcosa Marcello? Eh sì, eh, i benefici sono veramente tanti e qui entriamo nell'argomento eh, nell circoscritto e quindi però anche nell'esperienza eh, diretta di chi eh, ne è mh, oggetto, quindi o di chi ne è promotore anche no? di, di lode e adorazione. Noi, la diciamo eh, a voi telespettatori, ma vi invitiamo anche alla partecipazione per capire, per sentire quello che potrebbe essere il beneficio. Il beneficio sicuramente nella lode e nell'adorazione noi benediciamo il nome del Signore e nel benedire il nome del Signore ci sono queste benedizioni che ritornano, così come noi vediamo che in alcuni... Eh, passaggi biblici per citare delle cose concrete. Eh, Samuele stesso diceva, secondo Samuele eh, Davide invocava l'aiuto eh, di Dio e lo lodava Dio perché lo aveva liberato, quindi c'erano nella, nella, nella sua espressione di adorazione e di lode ciò che Dio aveva fatto per lui, quindi egli ne provava il beneficio di ciò che era la sua benedizione e il e di ciò che rappresentava Dio come sostegno nella sua vita, così anche la nostra espressione di lode e di adorazione. Perché lo lodiamo, perché lo adoriamo, perché riconosciamo che Dio è la nostra rocca, il nostro alto ricetto, un po' come diciamo, quella, quel paesello arroccato che magari vediamo eh, camminando no? alla distanza autostradale, che però andando. Magari sul luogo ci accorgiamo che quelle case non sono messe lì in modo precario, ma sono proprio messe lì per essere difese, che poi all'interno ci sono strade, spazi che da lontano non si vedono. Questo è l'effetto che potrebbe un po' fare a chi ascolta noi dare questa espressione di lode e di adorazione così accuratamente, così molto sentita. E quindi i benefici sono tanti nel manifestare quelli che sono i doni, le attitudini, appunto le dedizioni di, di giovani che si dedicano al Ministero della Musica, al Ministero della preghiera, a gruppi che si dedicano a, a serate di, eh, di lode e di adorazione, cioè specificamente dei momenti durante la settimana o come anche parti del culto che vengono destinati e dedicati proprio all'adorazione, all'esaltazione di questo Dio che ci dà ogni cosa, che eh, ha provveduto ad ogni cosa. E quindi procede, ecco, la lode procede l'adorazione. I benefici sono qualche cosa che bisognerebbe provare, sperimentare, per cui noi possiamo esternarli, ma sono un po' il frutto della fede. E quando in ebrei l'Apostolo Paolo ci dice... Offriamo a Dio un sacrificio di lode, e cioè, cioè spiega che cos'è un sacrificio di lode? Il frutto di labbra confessanti il suo nome, cioè il frutto, il risultato di labbra che confessano il suo nome. Per cui se non confessiamo il suo nome, se non impariamo a benedire Dio, ad apprezzarlo per quello che è, a provare attraverso la lode ciò che Lui ha fatto, perché ciò che Lui ha fatto è perfetto ed è benigno per, per l'uomo, non possiamo mai pervenire al risultato, quindi bisogna iniziare per poter poi avere l'esperienza e il risultato per capire veramente il beneficio della lode. Quindi la lode poi a quel punto sarà spontanea, sarà vera. Ecco che il popolo, la chiesa di Dio che benedice e innalza veramente questo nome, non per un fatto rituale perché si va in chiesa e si canta o perché si va in chiesa e si fa l'adorazione, ma perché è sentita, quindi è il frutto che portiamo al Signore delle benedizioni che abbiamo sperimentato, che abbiamo provato nella nostra vita. Beh, dobbiamo dire qualcosa ai telespettatori che ci conforta anche che questa linea. Della nostra lode del canto, come si svolgono da sempre nelle chiese evangeliche, pare che questo modello sia stato anche importato nella realtà cattolica, nei gruppi, soprattutto carismatici, che hanno compreso l'importanza e l'importanza non della professionalità del canto, fatto magari con l'antica tradizione e con quegli strumenti eh, di un tempo, ma di renderlo appunto alla portata di ogni singolo eh, individuo per far sì che possa realizzarsi. Perché abbiamo, sappiamo che per la parola di Dio stesso ce lo dice, che abbiamo sentito prima, Dio dimora nella lode del suo popolo e la lode ci porta alla, alla preghiera, all'adorazione, ci porta... Possiamo dire che è un momento molto importante della vita eh, devozionale. Grazie al Signore eh, questa è una realtà delle nostre chiese, di tutti i giorni, di tutti i momenti, non solo delle festività. E in questo si realizza una comunione che non è l'ostia, una comunicazione spirituale con Dio. Ora abbiamo parlato abbondantemente di questa lode, di questa lode soprattutto a Dio perché poi tra le altre cose a noi interessa proprio questo, lode e adorazione vanno rivolte in modo particolare nel culto evangelico a Dio, non loderemo mai i credenti, e non saranno lodati i pastori, ma siamo, noi lodiamo e soprattutto il capo e compito della nostra fede che è Gesù Cristo il Signore. Consideriamo l'ultima opportunità di questa trasmissione, la domanda che rivolgo... Al Pastore Michele, che è un anziano servitore di Dio, ormai tutti conoscete, i servitori che sono su questa realtà dell'altra voce. E al Pastore Michele, con la sua esperienza, le diciamo: possiamo dire qualcosa adesso più ancora sulla donazione? Certamente, anzitutto proprio per rivolgere ancora una parola eh, ai nostri telespettatori, in particolar modo a coloro che non eh, vivono la realtà evangelica, ma Proprio possono consultare un dizionario, credo che ormai tutto questo, tutte queste possibilità ce l'abbiamo tutti in casa. E proprio alla voce adorazione si leggerà inchinarsi, inginocchiarsi, eh, prostrarsi, rendere omaggio, esprimere un amore smisurato. Questo poi è quello che mi piace di più. Ecco qualcosa che si rivolge alla divinità e anche la stessa enciclopedia riconosce che quando parliamo di adorazione parliamo soltanto di qualcosa che va rivolta a Dio e con un gesto o dei gesti più che con delle parole per cui inchinarsi, prostrarsi, rendere omaggio ma soprattutto manifestare un amore smisurato ecco questo mi riporta a un episodio che troviamo nella parola di Dio nel Vangelo, quella donna che viene così definita perché così era, una peccatrice che arriva ai piedi di Gesù in un momento in cui lui era invitato in casa di un fariseo e vediamo veramente un modello di adorazione, non ci sono parole, ecco, non ci sono parole. Ma c'è il pianto, baciare i piedi di Gesù, asciugarli con i capelli e poi versare il profumo. Il fariseo viene disturbato da questo, ma Gesù sappiamo che accetta quell'atto non fatto di parole, ma con un cuore sincero, un amore smisurato e alla fine dice a quella donna... Puoi andare, la tua fede ti ha salvata. Cioè, in quell'atto è stata dimostrata una fiducia incondizionata nel Signore, quella che non poteva avere negli uomini che la giudicavano, la criticavano, l'avrebbero ormai bollata per tutta la vita peccatrice, ma nella sua adorazione, in quei Suoi gesti esprime il suo pentimento, il suo servizio, il suo amore, per cui il Signore la perdona da tutti i Suoi peccati, anche se questo genera qualche conflittualità. Per cui questo è qualcosa di molto bello nell'adorazione, più che parole, ma un gesto sincero, con un amore incondizionato. Dio conosce i cuori e i nostri cuori sono conosciuti da Dio. Bene, cari amici, siamo alla conclusione anche di questa trasmissione. Nella prossima avremo ancora un argomento che è ancora talmente importante, che vi invitiamo e soprattutto... Eh, vi preghiamo di non mancare al consueto appuntamento dell'altra voce, stessa emittente, stesso giorno, stessa ora, l'argomento per il culto evangelico, la predicazione della parola. Il pastore Marcello D'Ambrosio, il pastore Daniele Bachmann, Michele Romeo e Remo Cristallo vi salutano col salutissimo. Dio vi benedica.